Ragazzi, nelle vostre carriere allenatore avete mai acquistato dei giocatori dal Cagliari? Contro l'Atalanta proveremo questo 4-3-3, allargando Cancellieri e Luvumbo maggiormente. Chance per Luvumbo anche dall'inizio, vediamo se può dare lo stesso contributo che dà da subentrato. Ancora pioggia, ogni partita è sotto la pioggia. Boga è velocissimo. Attenzione, si gira Pessina, para Sirigu. Piccoli controlla e poi allarga per Cancellieri. Cancellieri non è in fuorigioco, palla sul sinistro, il tiro para Musso. Mannaggia. Attenzione alla ripartenza veloce dell'Atalanta. In due su Malinowski. Giocata di Malinowski. Ancora Atalanta e il gol di Pessina. L'Atalanta trova sempre il corridoio giusto, attenzione, esce Sirigu. Serie di rimpalli. Cross di Zappa, c'è quel pane in tuffo. Attenzione Malinowski da solo. E la palla è buona, no! Tiene colloquio. Si gira bene Terracciano. Serve colloquio. Lancia piccoli. Su. No! Ancora Lovato. Milanese si gira. Prova questo lancio per Zanimacchia. Ma Varnier era in anticipo, ma poi sbaglia. Zanimacchia si accentra per Makumbu. Perde l'attimo. La palla rimane lì. Noi rimaniamo alti e l'Atalanta sbaglia. Makumbu, colloquio, il tiro non si sa dove. No, sbaglia Pessina stavolta. Finisce qui 1-0. Abbiamo provato a raddrizzarla alla fine questa partita, ma non ci siamo riusciti. Noi andremo a Napoli con la nostra miglior formazione per cercare di combinare qualcosa. È vero che loro sono molto stanchi, ma sono sempre in Napoli. Attenzione, il tiro subito, il gol del Georgiano. Bello il cross, Altare! Mamma mia che stacco di Altare! Che stacco! E non ci arriva il portiere. 1-1. Non esce Sirigu, paratona. Si fa subito perdonare. Di nuovo! Osimhen è ovunque, Altare lo insegue. Altro miracolo di Sirigu, non riusciamo ad uscire. E qui esce in ritardo Sirigu. Non c'è più tempo per la ripartenza, finisce 2-1. Vittoria comunque meritata del Napoli, che ha fatto davvero volare in continuazione Sirigu. È tempo di Coppa Italia, giocheremo in casa contro il Cittadella. Spazio alle seconde linee. Esordio anche per Moro tra i pali. Ma non era per lui la palla. Ma non c'è il fuorigioco. Baldini solo. Cagliari sotto. In tre.
su uno, nessuno sull'altro. Perché mi ha deselezionato il giocatore? Cioè, Dossena è spostato con una facilità assurda. Inserisce Zanoli, Piccoli rimane fermo, ma si inserisce anche Makumbu. Palla sul destro, il tiro. Makumbu sale dal centro della difesa, si inserisce. Zanimacchia di testa, vola Maniero. Bello il cross, da Graca di testa, arriva da dietro in sacca. Da Graca appena entrato, sigla il gol del vantaggio. Poi ruba palla, fa tutto da solo. Palla sul sinistro, tiro a giro. Ma che parata ha fatto? Zappa il cross per Da Graca, prende bene posizione ancora Da Graca di testa. Mamma mia, intelligentissimo nel prendere posizione e bravo anche nel mantenerla. E poi fantastico con questo tocco di testa che la mette tra palo e portiere. Di testa è bravissimo. E partita virtualmente chiusa. Zanoli macchia, vede l'arrivo di Viviani, palla sul destro, Cancellieri controlla e tira addosso al portiere Da Graca, tripletta, si porta a casa la palla. Tre gol in meno di mezz'ora. Attenzione, Dossena si fa rubare palla e arriva il secondo gol del Cittadella. E finisce qui Cagliari che rimonta il Cittadella e va avanti in Coppa Italia. E Da Graca si porta a casa il pallone, oltre che i complimenti di tutti. Ora noi ospiteremo l'Udinese che ha 19 punti come noi. Torna Gaetano dall'infortunio, ci chiede di giocare e noi lo accontentiamo. Mentre spazio questa volta dal primo minuto anche a Da Graca che dopo l'ultima prestazione se l'è proprio meritata, una maglia da titolare. Scatta Beto che si gira ancora Altare. Allora, contropiede Da Graca, vede Cancellieri. Cancellieri fino in fondo, palla dentro, arretrata col Pani. No, perché non ha tirato? Ma dai. Calafiori, il cross, Cancellieri, il portiere non esce ancora addosso al portiere. Sbaglia l'Udinese. Gaetano da Graca, controlla in area, raddoppiato, la perde. Attenzione, libero Pereira, la palla dentro e alla prima occasione l'Udinese passa. Ovviamente al 45esimo, come al solito. Bello il cross, stacca Cancellieri per poco. Zanimacchia vede Quagliata, incrocia fuori. Ho caricato al massimo anche stavolta al passaggio. Niente. E qui Beto ci grazia. No, dai, cioè non funzionano i passaggi. Ancora parata di Sirigu. Dai Colombo che c'è spazio. Colombo. Ma dai.
Viviani fino in fondo, la palla passa, non ci credo. Ma dai. Neanche a porta vuota ci fanno segnare. Ma dai, allora segnate voi, dai. Forza. Mamma mia. Che schifo. Che schifo di gioco. E vai. Senza parole. Che schifo di partita, che schifo di gioco. Lascio a voi commentare una roba del genere. Noi ora andremo all'Olimpico contro la Lazio. La nostra squadra è stanchissima e quindi siamo costretti a fare turnover massiccio. Gioca partita. Subito un giallo. Tiene bene Zanoli. Sirio pressato, rinvia. Controlla col Pani. Palla buono. In mezzo non c'è nessuno. Ma cos'è? Ogni volta sbaglia la Lazio, Zanimacchia, Murato, Bossena di testa, miracolo di Provedel. Riproviamo, piccoli anticipa l'uscita di Provedel, funziona lo schema da calcio d'angolo, qui male. In realtà Provedel che esce in ritardo, lo spunto di Felipe Anderson che non supera quagliata però. Poi lo trattiene pure. Zanimacchia prova a cambiare tutto, in realtà è per Terracciano la palla, ma lo scarico per Zanoli non va. Palla buona per Piccoli che allarga per quagliata. Cross basso per Zanimacchia, miracolo. No! Attenzione alla ripartenza. Correa da solo. Calcio alle stelle. Grazie. Attenzione a Correa che supera tutti. Arriva fino in fondo davanti a Sirigu. Trivela di Correa che infila Sirigu sul secondo palo. Correa si fa tutto il campo, nessuno riesce a fermarlo. Arriva fino in fondo e buca le mani a Sirigu. Bravissimo Quagliata anche stavolta. Piccoli tiene bene, poi allarga per l'arrivo di Zanoli. Il cross sul secondo palo c'è Terracciano, calcio a fuori. Palla buona per Felipe Anderson, fuori! Palla spazio per Zanimacchia, è più veloce di Vesino. Zanimacchia fino in fondo, palla dentro Terracciano, no! Noi se non sbagliamo almeno due gol o a porta vuota o davanti al portiere, ogni partita non siamo contenti. Cioè non è possibile. Piccoli ha finito il campo. Ma dai! Comunque Zanimacchia e Colpani sempre al centro dell'azione. Ancora quagliata. Cross con il destro. Terracciano e questa volta la palla entra. Anche se anche questa volta era stata tirata addosso al portiere. Ma questa volta entra comunque, finalmente, da una fascia all'altra. Palla ancora chiude Obert. Esce benissimo il Cagliari. Zanimacchia dietro per Milanese.
arriva sola come un treno che gli sradica il pallone dai piedi. Colloco per piccoli che si gira, finta il tiro, miracolo di Provedel. Ancora duello d'Osena Correa. Questa volta la palla passa, tacco Blas, miracolo di Sirigu. Ancora Sirigu. E sale anche Provedel, attenzione. Nessuno lo marca. Tiene Sirigu. Rinvia subito. Continua il tutto per tutto della Lazio. L'Ossena colpito. La palla passa senza fallo e finisce qui. Che vittoria esterna all'Olimpico.